Saluto e buon anno a Maria Luisa e a Paolo, un anno che non dimenticherà mai Nick, che è qui in studio con noi. Ciao, ciao, Nick. Ciao. Nick Succi. Allora, non dimenticherai mai questo anno perché qualche settimana fa tu hai conosciuto chi? Ho conosciuto mio padre, Federico, mio padre è biologico. Tuo papà biologico, sì. Federico. Esatto. Dove l'hai conosciuto? L'ho conosciuto a Bologna, dove abita lui. L'ho conosciuto dopo 23 anni. Ho conosciuto che ci siamo ravvicinati grazie all'aiuto di mia sorella Elena. Elena. Sì. Tu, papà, quando l'avevi, papà biologico, quando è che l'avevi perso? Quando avevo 6 mesi. 6 mesi appena. Sì. Perché eri stato tolto alla famiglia di... Esatto. Tolto alla famiglia di papà, tuo papà, tua mamma. Esatto. Sì. Ecco, è stato tolto. Sei stato tolto per una brutta storia. Molto brutta. Molto brutta. Ritirata fuori poi con una luce completamente diversa da Pablo Trincia. Esatto. Su Repubblica. Un'inchiesta molto dura ha fatto Pablo. Ha tirato fuori tante incongruenze. Ha tirato fuori quella che appare come l'innocenza di tante persone che erano coinvolte in una storia orrenda di tanti anni fa. Esatto. Tu però di tutto questo non sapevi nulla. E tu avevi 6 mesi quando sei stato tolto. Esatto. Dalla tua famiglia. Come sei arrivato a sapere che i tuoi genitori erano adottivi e che avevi un papà biologico? E chi è questo papà? Inizialmente io ho sempre saputo, diciamo, di essere stato adottato, perché comunque crescendo nella mia famiglia comunque affidataria e adottiva, poi successivamente mi sono sempre fatto la domanda: ma come mai non sono uguale a mia mamma e a mio papà? Cioè non somigli? No, no, per niente. Infatti a questa domanda mia madre mi ha sempre risposto con il fatto che io sono cresciuto dentro la pancia di un'altra mamma, ma che da quando sono arrivato appunto in questa famiglia io sono sempre stato reputato come al 100% figlio loro, ecco. E tu tutti gli come effetti. Ti sei trovato con questi genitori? Benissimo, benissimo. No, benissimo, devo tutto quello che sono ora, per tutti i miei valori, per tutto quello che sono ora. E quindi un grandissimo affetto, non ti hanno nascosto? No, diciamo che non mi hanno mai nascosto niente per il semplice fatto che non erano a conoscenza di nulla. Non era mai stato detto nulla ai miei genitori. Cioè, loro non sapevano nulla, quindi? Niente, sapevano solo che io ero stato dato in affidamento come caso urgente di affidamento. Però non hanno mai saputo niente della storia che c'era dietro, appunto. E tu hai avuto nel tempo il desiderio di conoscere i tuoi genitori biologici? Diciamo che inizialmente non avevo questo gran desiderio, perché appunto io ho sempre reputato i miei genitori adottivi come gli unici genitori. Ma da quando poi nel 2017 si è fatta sentire per la prima volta mia sorella Elena, mia sorella biologica, da lì ho iniziato a incuriosirmi, ho iniziato a voler sapere un po' di più sulle mie origini, ecco. Allora, se posso chiederti, se ti va, certo, toglierti un momento gli occhiali, perché questo, ecco, tu hai un po' dei tratti un po' asiatici, diciamo, sì, no? Qualche tratto asiatico, puoi indossarli naturalmente, grazie, ma è solo per spiegare bene, no? Cioè tu a un certo punto vedi tua sorella, mi descrivi quel momento in cui hai incontrato quella che hai scoperto essere tua sorella? Diciamo che inizialmente il primo contatto che ho avuto è stato tramite i social, perché dopo che ero uscita a sapere comunque come mi chiamavo, dopo che ero stato adottato, e mi ha contattato dicendomi appunto: guarda, io sono tua sorella biologica, se vuoi sapere di più su questa storia ti mando appunto un articolo di giornale che racconta un pochino il perché siamo stati separati. Inizialmente io ho letto le prime 10 righe e poi mi sono fermato, perché già si parlava di cose, a molto mio parere, molto quasi assurde, di satanismo, di pedofilia, argomenti che sono molto forti. E io inizialmente non volevo saperne nulla, perché appunto non reputavo... Hai rifiutato questo contatto? Sì, ho rifiutato per ben 2 anni. Per ben 2 anni io mi sono rifiutato di vedere mia sorella e appunto di considerarla tale, perché avevo paura, soprattutto avevo paura di ferire i sentimenti delle persone che avevo attorno, certo, i miei genitori adottivi e le mie sorelle adottive. Hai parlato con i tuoi genitori adottivi? Ne ho parlato,
ma diciamo a grandi linee, perché inizialmente non credevo molto a questa cosa e poi soprattutto non volevo ferire i loro sentimenti e soprattutto creare in loro quella sensazione di, come posso dire, che si creasse questo distacco, certo, tra me e loro. Certo. Quindi dopo 2 anni però ti convinci, no? Sì. Non lo so, scatta qualcosa dentro di te per cui hai desiderio di incontrare tua sorella. Sì. E vi assomigliate? Sì, abbastanza. Anche lei ha dei tratti? Soprattutto lei. Ecco. Soprattutto lei, io sono l'unico diciamo che... Che ha meno, ha meno tratti. Ha meno tratti, sì. Quindi quando l'hai vista? Quando l'ho vista è stata veramente molto forte, perché diciamo che non sapevamo se abbracciarci oppure darci la mano e presentarci così con i nostri nomi. Però alla fine ci è venuto distinto, ci siamo lasciati andare, alla fine ci siamo abbracciati e ci siamo ritrovati. Quindi tua sorella era stata tolta, quanti anni aveva tua sorella quando tre. È stata tolta? Tre anni, tu avevi 6 mesi e c'è un'altra sorella. Esatto, Stella. Stella, sì. Che è stata tolta praticamente... È stata tolta direttamente dalla sala parto, sì. Dalla sala parto? Dalla sala parto. Dopo 2 anni incontri tua sorella. Entrate, oltre nel rapporto tra voi, entrate in quella storia orribile, ma a un certo punto però in quella storia che cosa si scopre? Che cosa scoprite di quella storia? Quello che mi stava raccontando, ho capito che era talmente tanto forte da provare così tanta rabbia, soprattutto per quello che era stato fatto, perché ritrovarsi dopo 20 anni, dove lei aveva appunto 3 anni, io ne avevo 6, avevo 6 mesi, è stata una cosa secondo me molto forte e soprattutto ingiusta. Io ho avuto questa voglia di scoprire di più, saperne di più su questa storia qua, allora ho deciso di riallacciare un attimo i contatti anche appunto con mio padre. Con papà. Esatto. Che hai visto appunto qualche settimana fa. Sì, ho visto qualche settimana fa per la prima volta di persona faccia a faccia. Perché... Dove sei andato tu per incontrarlo? A Bologna, a casa sua. Sì. A casa sua. Esatto. È stato veramente molto molto forte, soprattutto per me, ma soprattutto per lui, perché io avevo appunto 6 mesi, non potevo ricordarmi nulla, non sapevo niente, nemmeno di mia sorella, dell'altra sorella ancora, di niente, non sapevo nulla. Lui invece, che appunto mi aveva tenuto in braccio per i primi 6 mesi, l'ho visto sbiancare proprio, quindi è stato veramente forte per entrambi, per lui soprattutto. Ti hai fatto domande di tutto quello che è accaduto? Certo, assolutamente, perché avevo bisogno di fare chiarezza, perché avendo solo un punto di vista, che era quello di mia sorella, io provavo molta rabbia nei confronti di entrambi i miei genitori. Perché entrambi erano stati accusati? Erano stati accusati, entrambi. Però io sono sempre stata una di quelle persone che prima di accusare appunto una persona deve scoprire e sentire la sua versione. Certo. Altrimenti mi sembra una cosa inutile giudicare una persona se alla fine non ha fatto nulla. E questa inchiesta che c'è stata, che cosa ti ha rivelato, che convinzione ti sei fatta? Diciamo che ho sempre pensato che non fosse mai successo nulla di tutto ciò. Sono emersi degli elementi molto innocente. Forti, molto, sì, forti, molto forti, diciamo a discolpa, no? Di tantissime, sì, persone. Ci sarà adesso una richiesta di revisione del processo. Esatto. Però io sarei un po' sul tuo punto di vista, quello di voi figli, perché c'è appunto questa bambina che è stata tolta alla mamma, ai genitori, appena nata, in sala parto. Lei l'avete trovata, ci avete parlato? Io diciamo che non so dove sia, so solamente che si chiama Stella. Ho provato a contattarla tramite i social, però purtroppo non ho mai avuto una risposta. Fatto che ho provato a buttargliela lì proprio in maniera abbastanza cruda, dicendogli appunto che io sapevo molte più cose del suo passato e che se avesse avuto voglia, quando se la sentiva, avrebbe potuto trovare queste risposte tramite me. È un po' la situazione simile a quella che hai avuto tu, no? Molto. Nel senso che all'inizio... Esatto, infatti mi sono molto rivisto in questa cosa, anche perché io, dopo che ho scoperto la verità, ho deciso di quasi rinnegare il fatto di avere una sorella biologica, quindi mi sono esatto, per paura. In automatico mi sono rivisto un attimo nei panni di mia sorella quando mi ha contattato, quando appunto l'altra mia sorella Stella mi ha bloccato. Nick, che cosa ti aspetti per chiudere dal 2021?
Diciamo che spererei di realizzare i miei sogni nel cassetto, ovvero in primis quello di poter riunire un po' tutta la famiglia, poterci ritrovare tutti insieme, poterci riabbracciare come non abbiamo mai potuto fare e soprattutto di poter realizzare, se non riesco in questo modo, ad avvicinarmi a mia sorella tramite la mia musica, quindi poter arrivare a contattarla, a incuriosirla tramite questo, ecco. Grazie Nick, ti faccio veramente tanti auguri. Grazie a voi. Per tutto. E saluto a tua sorella. Sarà fatto. Grazie mille. Ciao Nick. Ciao. Allora, gli auguri, questo è l'augurio che fai a te stesso e anche ai tuoi genitori naturali. Ovvio. E un saluto anche ai tuoi genitori adottivi, che sono stati meravigliosi. Assolutamente. Dal mondo ci sono arrivati tanti auguri, no? Tanti auguri di telespettatori di Italia Sì, che arriva in tutto il mondo attraverso la RAI, e questi sono gli auguri per voi a casa. Ciao.